Buongiorno ragazzi, buona domenica a tutti. Allora, domenica scorsa, nello scorso video ce l'avamo lasciati a Riese Pio X. Ora qui per andare via. Di lì mi fa passare di là, ma io so che si gira di qua perché ci sono già stato. Che si passa, forse si fa anche prima. Allora, ce l'avamo lasciati l'ultima volta a Riese, che dovevamo caricare tre casse. Sono le 11:15 e finalmente siamo riusciti a caricare le casse. L'altra volta ero venuto qua, che poi mi aveva mandato da tutt'altra parte. Allora, problemi come al solito, sempre problemi. No, che poi voi sentite turbolenza. Allora, sono arrivato qui fino alle 10:15, non mi hanno guardato. Alle 10:15, che poi ho scoperto, perché a seguito di un problema hanno detto che la roba era pronta già da un sacco. Vabbè, siamo venuti qua. La cassa mi ha tirato fuori due cassettine piccole. Quella grande, che doveva essere alta 265, è arrivato a occhio. Me la sono già... Ma mi sembra alta sta cassa. Vabbè, mette su, avevo alzato solo davanti perché volevo caricarla davanti. Non ci passa. Ma la guardo un po', alzato anche dietro, che alzi poco, alzi tanto così. Alzato, ma vuoi dire che ho sbagliato? A me sembrava che si passava da lì qua. No, ma si passa allora. Io ne ero arrivato, sì, no, vedi, si esce, esce di qua. Infatti dicevo, ne ero arrivato di qua. Ho alzato anche dietro e entra, è entrata col tetto, diciamo, su, la cassa è entrata. Mamma mia qua. È entrata. Ehi, buonanotte. È entrata e al momento di farmela spingere più avanti, qua c'è i carabinieri, magari non passiamo lì davanti, che non me ne va tanto. Al momento di farmela spingere più dentro, c'è... Non c'entrava. Allora gli ho detto, ma guarda un po', c'è il metro lì, dammi un po' il metro. Misurata 280 abbondanti, era anche forse 281, insomma. No. C'è qualcosa che non va, cassa dovrebbe essere 265. Sì, qui mi ha chiedato le misure, ma lì, ma là, per carità, nessuno mi diceva niente, a me è colpa loro. Si davano la colpa da uno all'altro. Uno poi ci ha detto, bene va, cioè, vabbè, in Veneto non dicono belin in Veneto, vabbè, questo sono io, con l'affluenza di Genova che lo dico. Dicono, se gli dai 265 loro vengono col camion 272 che ci sta dentro la cassa, giustamente. C'ha ragione, se la misura è quella. Io non è che vengo col camion 4 metri perché mi dici 4 metri di carico, quindi chissà quanto alto, nel senso, no? Col ribassato per caricare, vabbè. E niente, quindi poi mi hanno tolto un po' di tacco, me l'hanno messa da dietro, in tutti i sensi, perché adesso poi per scaricarla è dietro, il peso è dietro, non si va male finora, mi sembra, però fermiamoci, va, mi fa segno lui, va bene, grazie, grazie. Che lì è un po' strettino, non so neanche se si passa in due. Qui c'è sto foglio che potrei anche buttarlo via. E niente, ce l'abbiamo dietro, poi le altre davanti, un po' un casino. E ora, poi mentre ero lì che aspettavo, ho chiamato il magazziniere, ho chiamato in ditta Bolzano. Per chiedergli un attimo un'informazione come arrivarci col bilico, perché ho visto che non è tanto comodo. Cioè, per carità, se ci va, però ho detto magari non è qua, perché sembrano negli uffici, invece mi ha detto che è lì. Però mi ha detto, mi prendi alla sprovvista, così cos'ha. Mi ha fatto lasciare il numero. Per fortuna è gentilissimo, magazziniere. Mi ha lasciato il numero e mi richiama dopo 5 minuti. Mi fa, ma guarda, io te lo dico, non star a venire, che la roba qua non... ci sono dei problemi amministrativi. 7:18, questo qua prima ci stavano lavorando, prima, ieri quando sono arrivato ci stavano lavorando qua, non so se è la Fender questa o che cos'è, comunque ci stavano lavorando qua sul motore di quel Fender 7:18 lì.
va bene, ma ritiro niente, quindi non stare a venire, perché se sei a Treviso, perché gli avevo detto che ero a Treviso, se sei a Treviso ti fai un bel giro nelle montagne, ma non stare a venire, eh. Va bene, ho chiamato in ditta, gliel'ho detto, vabbè. Adesso mi scrivo un messaggio che a quanto pare è confermata. Andiamo su. Gli ho scritto a me, il magazziniere mi ha detto che ci sono problemi amministrativi, che il ritiro è annullato. Però qui cosa combinano? Si fanno, esce il carabiniere mentre va ancora la macchina avanti. Ora gli ho detto: cosa faccio? Vado su. Ha visualizzato, non mi ha risposto. Ora, tanto andiamo verso l'uscita di Rosà, che è qua. Poi vediamo. Vediamo cosa fare. Che ci dica cosa fare. Perché già ci siamo fregati un po' di spazio dietro, perché a me me la sono fatta spingere dietro per non avere proprio 20 quintali dietro nel culo, proprio fatta spingere un metro e mezzo avanti. E poi bancali vuoti. In teoria dovremmo starci col ritiro di Bolzano, però. E la spedizione è quella, perché io gli ho detto 8 casse per il Brasile. E poi gli ho detto il numero, gli ho detto 8 casse. Lui aveva già capito, si vede, perché poi mi ha detto: queste casse qua 87 per 82 per 2,30. E ho detto sì, 8 casse, sì. E mi ha detto riferimento, mi ha detto per Mont, ho detto sì, aspetta che vado a prendere il packing list. Ho preso il packing list, riferimento era quello lì. Poi ho detto job reference 4300. Sì sì, è quello lì allora. Quindi vabbè, perché quanto pare la merce magari è anche pronta, ma non è pronto i documenti. Non sono pronti i documenti. Io qui dovrei stare a sinistra in teoria, perché ora si ci è messo questo. Vabbè, stiamo qui a destra, poi ci spostiamo dopo. Niente. Quindi buongiorno a tutti. Per chi non se lo ricorda, questa è la continuazione del viaggio di domenica scorsa. Acceleriamo che passiamo davanti a questo, così gli metto la freccia e gli dico che devo tenere per Montecchio io. Ok. Qua dice tenere la decima tra 7 km. Te vedi l'uscita prossima, che è quella che dobbiamo prendere noi. Vabbè, niente. Vi faccio sapere, dai ragazzi, ci vediamo dopo. Eccoci ragazzi, ora qui siamo a Malo, vedete uscita di Malo, quella che abbiamo fatto ieri sera, sì, buonanotte, sì per me ieri sera ma per voi la settimana scorsa. Eravamo usciti qua e praticamente eravamo andati di là, da quella parte di là dietro. E quello che vi dicevo io di che si passa sul monte, praticamente passi al di là di questo monte qua. Rientriamo. Al di là di questo altopiano qua, e senza fare questa, perché qui si fa la galleria che si passa dentro, oppure da quella ditta di là si passa di là. Ci sentiamo tra un attimo, dai. Eccoci, spedato la galleria, perché tanto so che in questa galleria cade. Questa è una galleria molto lunga, e vi stavo dicendo appunto che di là, proprio da dove abbiamo caricato nell'ultimo video, l'ultimo ritiro che abbiamo fatto, si può passare sopra. Allora, 12:48, siamo partiti adesso da 10 minuti. Ci hanno aggiornato sul da farsi, che praticamente andiamo a casa, perché mi ha detto se aspettavo mezz'oretta, è passato un'ora, gli ho detto sai qualcosa, e mi ha detto a casa. Quindi andiamo a casa. Forse c'è un ritiro che esce, che io ho già impostato qua, tra 111 km dalle parti di Brescia, Molinetto, una casetta piccolina, roba piccolina, poca roba, e poi a casa. Allora vabbè, anche se era andare a Bolzano anche meglio, però se non c'è la roba, oh, per carità. Quindi niente, questo è quello che volevo dirvi. Adesso poi ci deve confermare se c'è da andarci o meno, perché per domani in teoria, quindi vediamo. Ma è un posto piccolo, capace che i posti piccoli, se così, è che a quest'ora magari non lo sanno, potrei anche chiamarlo io poi. Va già bene, io ho già mezzo salvato, non dico 2 giorni, ma ho risparmiato un sacco di tempo facendo 2 telefonate. Per questo mi piace sempre dare un colpo di telefono alle ditte.
Questa perché ci sarei passato ieri l'andata e poi avrei caricato qua a Malo dopo. Invece di là mi hanno detto subito che mi caricavano pomeriggio. Poi ci sono arrangiati tra la mia ditta e questi qua e hanno pattuito, non so, insomma, mi ha detto alle 10, che poi sono venute le 11 passate perché era troppo alta, come vi ho detto. Però vabbè. E a Bolzano io ci sarei andato a prenderlo a scatola chiusa, prendi vai, e invece non spedivano, quindi va già bene così che non ci siamo andati. Niente, quindi magari poi adesso aspetto ancora un po', qui dice che arriviamo alle 2:15, prima delle 2, se tornano da mangiare gli do un colpo di telefono, gli dico se è pronta e vado. Perché sì, sempre, fidarsi è sempre, va sempre bene, però se vuoi dare il colpo di telefono per sicurezza, delle volte fai anche una cosa fatta bene, insomma. Quindi niente, dai, ci aggiorniamo dopo. Eccoci ragazzi, ora è 14:03, sta cominciando lo zoo, per cui vi faccio la clip al volo. Niente, ho telefonato alla ditta direttamente perché dalla mia non mi hanno fatto sapere niente. A quest'ora di solito sono a mangiare. Mi ha detto che è pronta per essere ritirata. Un quarto d'ora arriva. E qua si sono incastrati. Andiamo di là. Scania, tu vai al telepass, vero? Sì. In teoria dovremmo avere la precedenza a noi, però non si sa mai. Qui c'è l'autoparco, autoparco di Brescia Est. Bell'autoparco. Ci sono dentro, qui trovi di tutto. Qualunque cosa che vuoi comprare per il camion c'è di tutto qua dentro. Intanto ci vengo anche a fare la pausa. Ora magari potremmo anche venirci, perché dobbiamo fare la mezz'ora, che a casa in una tirata non ci arriviamo. Superate la rotonda. Non si arriva a casa in una tirata. Quindi o qua o là dalla ditta. Se trovo il buco là dalla ditta mi fermo anche là, tanto devo fare mezz'oretta di pausa e non mi importa dove, come, quando, perché. Tra 800 metri. Qua un anno ci avevano fatto il... c'è anche il video sul canale, ci avevano fatto un raduno e ci avevo fatto il video, ero venuto e avevo fatto il video. Si parla di anni e anni fa, si parla di non so quanti anni fa, ma... tipo 5-6 anni fa. Quello di lampeggio alla macchina. Ma guarda quanto gli lampeggia, guarda. Oh, è fermo quello della macchina. Ho capito, fai passare due di noi, dai. Cosa succede mai? Centro commerciale Molinetto. Noi dobbiamo andare al Molinetto. Ma che giro mi sta facendo fare, scusa? Che giro mi sta... No, non mi dire che non posso passare per di qua, che c'è il divieto. Non mi dire che qua c'è il divieto. Devo tornare a... No, aspetta, no. Rimaniamo qua innanzitutto. Mi fa tornare... Non capisco mica che giro mi sta facendo fare, sai. Tra 200 metri tenete la destra, poi prendete l'uscita a destra. Allora, alla destra, teniamo la destra. È giusto, devo fare questo giro qua, è giusto. Vedo bene che posso, a parte che questa strada la conosco, si può tornare indietro. Qui facciamo un po' di giro, facciamo due o tre volte il giro sopra sotto, ma non è un grosso problema. 300 metri, prendete l'uscita a destra. Sì, praticamente ora dobbiamo fare il giro 1, poi il giro facciamo 2, facciamo 3, facciamo 3 volte il giro ora. Potevo farlo direttamente, ma io pensavo che lui mi volesse mandare su. Sì, anche io testa mi mandava giù di là, però mi sembrava da quello, perché gli ho aggiunto il punto di passaggio. Quando gli metti il punto di passaggio io poi faccio sempre confusione, perché ti mette due righette lì, ti mette la riga quella tua e quella poi per il ritorno, quindi io faccio sempre confusione. E niente, ora così torniamo indietro, poi dobbiamo ancora fare un giro. Pensavo che mi volesse far riprendere l'autostrada qui a Brescia Est e farmi uscire a Desenzano. Perché non ho detto magari è così. Allora ho detto vado dritto, perché ho detto magari mi sembrava che mi volesse mandare su di là. Non sono stato lì, in un attimo mi è arrivata l'idea
ho detto, tanto qui vai avanti 2 chilometri, c'è l'altro svincolo che praticamente è come questo, anzi è meglio perché sotto c'è la rotonda. E ora andiamo ancora giù qua. C'è anche ragione. E ora andiamo ancora giù qua. Perfetto. Ora abbiamo fatto tutto l'incrocio, tutto lo svincolo. Questi sono gli svincoli che sembrano fatti a fiorellino, perché se li guardi dall'alto sono tutti, sembra un fiore. Però torna utile in questi casi qua. Sì, se c'era una rotonda sotto era ancora più veloce, mi direte. Però vabbè, ogni tanto sbagliamo un po' strada, che almeno, se no sembriamo troppo bravi. Ehi, guarda che questa è la... Guarda questo come sta attaccato. Permesso. Grazie. Questa è corsia d'emergenza, non doveva venirmi tutto così vicino questo. Ma questo a quanto pare è un po' di destra, perché guarda un po' come cammina sulla destra. Vabbè, stai fermo lì, eh. Buono. Tangenziale sud. E potevamo fare questa qui da Desenzano, ma se non avessi fatto questo ritiro, ora vi spiego perché non sono uscito a Desenzano. Se non avessi fatto, a parte che siamo qui vicino, sono 6 km di là, ne avevamo un po' di più. Se avessimo, non l'avessimo dovuto fare, riuscivo a arrivare con una tirata a casa. Altrimenti no. Ho chiamato prima, ero a Peschiera, all'uscita di Peschiera ho telefonato e non c'era ancora il magazziniere. Quindi ho detto vabbè, ormai passo a Desenzano e vediamo dopo, perché questo frena tanto adesso. Tutto qui è meglio starci un po' distante, che è un po' pericoloso, io lo vedo già. E quindi ho detto vabbè, sentiamolo dopo. Qui c'è la fare, ma dalla parte di Landi, qua non c'è, se non mi sbaglio, eh. C'è questa casettina qui, forse non c'è manco, non lo so, sembrava solo una telecamera. O magari, ah, forse era lì in basso, boh, lo vedo adesso. E una cassetta 1,09 per guarda che qua la strada è, c'ha i binari, perché non so se sicuramente voi non lo vedrete, lo sento io dal volante e lo vedevo adesso proprio lì, si è visto che c'ha i due binari, le due corsie, nel senso che ti guida lei dentro. Comunque quello lì sta sempre più a destra di quanto dovrebbe starci. Prima, quando mi sono portato a destra, perché sono saltato, si vede dentro uno di questi. E cosa vi stavo dicendo? Ah, 1,79 x 74, una cosa del genere, 400 kg. Potremmo farla mettere dietro, ma per accentuare ancora il peso di parte, che così andiamo bene, non è troppo dietro, il peso va bene. Per accentuare ancora il peso dietro, io direi di evitare. Qui ci passa sotto, non è che poi perde qualche pezzo, ma lo prendo in cabina io. No, occhio, ci passa sotto, sì. Ma perché questi carichi qua sono sempre un po' così. E cosa vi stavo dicendo? Ah, la facciamo mettere davanti, di fianco, l'apro dalla sinistra, se possibile. Almeno, tanto poi devo aprire a casa per tirare giù i bancali vuoti, che volevo far lasciare lo spazio dalle casse, poi va già bene che non l'ho fatto lasciare. Poi gli ho detto no, anzi avvicinamele ancora, perché quella dietro almeno queste qua davanti mi compensano il peso che ho in quella dietro. Quindi dovremmo aprire di fianco, per cui tanto vale, apriamo un attimo qua, se poi dobbiamo farla mezz'ora, vediamo se riusciamo a spostarci lì col salvaminuto e via, dai, ci vediamo dopo. Eccoci ragazzi, ho provato a registrare prima, ma appena ho schiacciato il tasto per registrare, tac, telefono, quindi niente. Abbiamo caricato, ora siamo a Caorso, come vedete, cassettina lì abbiamo caricato in un attimo. E niente, ce ne stiamo andando a casa. Arrivo previsto alle 17:25, quindi tra un'ora e mezza più o meno, un'ora e 36. E niente, altro da dirvi non c'è. Le magazziniere, un attimo, mi hanno visto arrivare, hanno già aperto il cancello. Magari si centrava col bilico, ma ci mettevi più a entrare, a far manovra per entrare, che è uscito un attimo lui. Questo cancello aprirsi, boh, mi sono infilato dentro a piedi. Vedevo che era già salito sul muletto, immaginavo, ho detto dovrei caricare una cassa. Sì, sono io che te la carico. Me la porti fuori? Sì, te la porto fuori. È venuto lì, boom, un attimo, c'aveva già le bolle. Perfetto. E via, ora tutta direzione casa.
quindi ci aggiorniamo dopo. Eccoci ragazzi, siamo arrivati a Tortona, ora noi qui svincoliamo, speriamo che non svincoli anche questo qui davanti, che sono stufo di avercelo davanti, ho provato già a sorpassarlo prima, ma ci arrivi di fianco, è uno di quelli che ci arrivi di fianco e accelera, a giudicare dalla velocità che sta facendo svincolerà anche lui, perché sta rallentando anche lui. Qui cosa succede? Ah no, svincola quello davanti. Cos'è, transider? Probabile, probabilmente transider. Fa segno di rallentare, rallentiamo, rallentiamo. Va bene. Mi fa segno di guardare giù di qua. Boh. Non so, Elac. Là c'è qualche collega di mio papà. Non me ne ero neanche accorto di avercelo davanti. Cosa c'è per strada? Qualcosa? No, hanno tagliato forse l'erba. Faceva segno di stare in là. Boh. Qua non si capisce cosa fanno. L'anno scorso ci hanno portato un bel po' di terra. Adesso ancora ne stanno riportando. Portano sempre terra qua in mezzo. Non so bene cosa vogliono fare. Costruiscono un centro commerciale dentro l'autostrada, in mezzo allo svincolo. Non lo so cosa vogliono fare. Boh. Vedi, portano a terra. Adesso hanno ripreso, hanno ricominciato a portarla. Qui un altro che sbandiera. Staranno pulendo qui, tagliando l'erba. Stanno tagliando l'erba. Andiamo, andiamo. Va bene. Ah, vedi, c'è il trattore contromano. Un trattore contromano, addirittura. Cosa volevo dire? Non vi ho detto l'ultima. Brescia Est, ho fatto per entrare al casello, normalmente. Ero forse per la teoria un po' troppo vicino al camion davanti, poi non so se è quello perché sono stato a questa distanza, in teoria loro dicono che il telepass dice di tenere tipo 30-40 metri, io ero a questa distanza qua che si apre sempre lo stesso, in quel momento lì non doveva aprirsi perché non doveva aprirsi, non era perché ero troppo vicino probabilmente. Non mi si è aperto, ma non è che si è chiuso subito dietro a lui, mi si è chiusa che era praticamente qua, infatti non so neanche se si è chiusa del tutto, se si è chiusa un pezzo. Ho frenato. Spero di non aver spostato la cassa dietro. Ho frenato, ma l'ho presa. L'ho presa, si è aperta. Si è aperta, mi sono fermato che... Poi è andata su. Quindi l'ho presa, si è aperta, è andata su. E mi sono fermato che più o meno la sbarra ce l'avevo qua, a questa altezza qua. Non andavo forte, proprio niente. Sarò stato a 25 all'ora, forse. Di solito non è che li prendo a 200 all'ora i cosi. Allora, questo qua prima che si decide che velocità vuole farci mette una settimana, io questo qua quasi quasi ci passo davanti, vedo la targa straniera, poi ora questo qua si vorrà spostare, transider, vero? Sì, spostati dai. Porta i blocchetti New Jersey, qui devono far passare il tempo, io li conosco, ne ho beccati un paio che devono far passare il tempo prima. E cosa vi volevo dire? Casino che fanno le gomme del traino, probabilmente. Chi è? Non lo conosco. Con la croce lì davanti non so chi può essere, perché ogni tanto qualcuno di questi lavoriamo un po' assieme, insomma. E vabbè, sta di fatto che l'ho spinta, ma per fortuna che era una di quelle sbarre tutte foderate di gomma piuma, no? Non ha fatto niente al trattore perché l'ho guardato subito. Non ha fatto niente alla sbarra perché poi mi sono fermato lì. Ho guardato quelli dietro, si apriva, si chiudeva tranquillo. A parte che l'ho vista, non ho fatto niente a niente. Per cui è andata bene. Ora, vabbè, qui mi troverò il casello che non mi legge perché non mi ha letto niente, né il beep d'ingresso né quello di passaggio. Nessuno dei due. Quindi qua mi chiederanno dove sono entrato. Brescia Est. Non era mai successo, purtroppo, cioè per fortuna è la prima volta che mi succede. Mi è già successo un'altra volta, ero riuscito a fermarmici attaccato praticamente a un millimetro a casello dove entro io a casa. Non mi ricordo anche lì, perché io sono sempre pronto a frenare, in quel caso lì forse no, non lo ero perché era già aperta, mi si è chiusa davanti. Io quando arrivo sono già pronto, infatti tante volte mi spavento e diciamo do già una frenatina piccola prima di che mi si apra poi. Ma adesso era aperta, ho detto ok, è aperta, è passato quello davanti a me, quello davanti ancora, quello davanti a me, passo io. Invece ha passato quello, mi si è chiusa.
E forse per quel motivo lì che mi ha trovato un pochino più in... E il rosso è venuto all'ultimo, all'ultimo che c'ero attaccato quando è venuto rosso. Quindi, vabbè, questo vorrebbe passare, ora facciamo passare il cascaio e poi mi sposto. Mettiamo la freccia così si sposta anche quello dietro, capisce che mi devo spostare per qualcosa. Sì, almeno questo qua può partire. Perfetto. E cos'altro volevo dire? Niente, è andata bene, non ho fatto danni da nessuna parte. Però insomma, e appunto mi è già capitato un'altra volta che al casello per entrare a casa, non mi ricordo per che motivo, per in ingresso sempre. Ma adesso non so se si vede da... Vabbè, questo è il numero della ribalta di Cerea, che non so ancora perché ce l'ho qua. Dovrei buttarlo via. Mettiamolo un po' qua, poi lo buttiamo via. Faccio la collezione dei biglietti. Questi qui sono gli ultimi. Questo qui cos'è? Vignole Borbera, Arquata. Questo qui, Casai Gerola, il... Non c'è scritta la data? No, c'è scritto solo l'ora. C'è scritto le 11.35. È comunque un paio di giorni fa. Non mi si apre l'ingresso ultimamente, non so bene perché. Li devo buttare via, non li tengo per qualche motivo particolare. Pericolo nebbia. Dopo Masone. E quindi nulla, questo è mio... sì, è un mio collega, ciao! Mio ex collega. Va già bene che mi vede lui perché io non lo riconosco mai, ora mi chiamerà, quindi... Direi che ci vediamo dopo. Ok, eccoci ragazzi. Ok, perfetto. Passiamo, questo qui si è un po' spaventato, ma ci passiamo bene con la macchina. Mi ero fermato lì perché c'era coda qui e ho detto almeno se arriva un camion ci passiamo tutti e due. Perfetto. Ho fatto quattro chiacchiere, poi è arrivato lui a scaricare. Prima lavoravamo assieme con quel ragazzo lì. Abbiamo lavorato assieme poco, pochissimo, un mese o due, penso. Ma forse nemmeno, un mese. Poi è andato via. Oh, bravi che mettete la freccia. Ve la metto anch'io. Aspetta. Sì, metto anch'io. No, perché ora mi viene il dubbio. Che qua l'altro giorno io, quasi nessuno dei miei colleghi passa di qua. Io invece ho l'abitudine di passare di qua perché è più piana, di là sale e poi scende. Ora poi finisco il discorso. L'altro giorno sono arrivato qua. Dai, andiamo su. L'altro giorno sono arrivato qua e dove c'è quel questi qua ti obbligavano a girare qua a sinistra. A parte che come vedete qua non è un problema per girarsi. Ti obbligavano a girare qua a sinistra. Io non so se si riusciva a passarci. Però per sicurezza sono tornato indietro. Ho fatto un po' di retromarcia. E via. E ora appunto ieri non ci sono passato perché sono stato fuori. Adesso hanno aperto meglio. Perché no, figurati, mettiamo un cartello. No, assolutamente. Ci devi sbattere il muso contro. E niente, dicevo quel collega lì un... pochino, pochissimo siamo stati. Quando sono entrato io, subito dopo è andato via lui. Veramente un bravo ragazzo. E di qui anche lui. Adesso si è trasferito a Voghera perché la ditta. Guarda che vento! Mamma mia! Oh. Fa paura. Non lo sento tanto, a me non mi si sente tanto, ma a giudicare da come muovevano gli alberi. Cioè, guardate come muovono gli alberi, fa paura, Ma spaventato, ho detto ora qua mi capota. Ma quegli alberi lì muovevano in un modo che... Ora qui nemmeno tanto. Ma lì mi ha spaventato veramente. Ho detto qui se ora passo la fabbrica se mi prende la sprovvista. Cosa volevo dire? Ah sì, che appunto si è trasferito a Voghera perché quella ditta lì è lì vicino. Di Voghera proprio mi sembra. Re Sergio deve essere di Voghera, non di Casteggio. Questo qua con la betoniera è mio zio. Che ho tutti i parenti che lavorano con i camion, praticamente tutti. Vediamo se lo è. Teniamo pronti gli abbaglianti. Sì, ciao. Non mi avrà riconosciuto. C'è stato un periodo che... No, periodo... niente. Non facciamo discorsi. Finiamo prima quelli che vi stavo dicendo. Abbiamo fatto dei viaggi assieme con questo mio collega. Mi ricordo uno dei primi viaggi che ho fatto, l'ho fatto insieme a lui a Opeano.
uno dei primi viaggi un po' più lunghi, che quando ero da solo. Questo qui cosa c'ha, gli abbaglianti? Preoccupato una settimana o due, non mi ricordo, una settimana e mezza forse, con un altro mio collega. E poi ho cominciato ad andare da solo, però appunto con lui, nel senso con due camion. Lui quando lavorava qua aveva un DAF CF a noleggio, e niente, e me lo ricordo ancora quel viaggio che avevamo fatto assieme. E poi poco dopo era andato via. Mamma mia, c'è già traffico qua. Che ora è? 5:20. Ora, se tu passi, infatti, non facciamo passare nessuno, non diamo di precedenze, non diamo le confidenze, perché sennò poi noi non passiamo più qua. Bravo, tu vai di là con quel sprinter. Perfetto, il piano, che in fondo ci abbiamo la cassa un po' altina. Già si sente che prima ha slittato quando ho accelerato. Qui no, perché sto accelerando piano piano. Però se accelerò un po' di più, slitta. Non ce la fa a mettere giù la potenza del Volvo su questo asfalto un po' bagnatino con un po' di peso dietro. Che poi è abbastanza bilanciato, perché abbiamo un po' davanti, un po' dietro. È abbastanza bilanciato, non è un problema, si va bene. Però insomma. E basta. Il viaggio ora finisce qua. Questo non lo conosco. No, perché sei nelle zone che conosco tanta gente in queste zone qua. Sono a casa praticamente. E ora ci sarà da spostare, tirare giù l'ultima cassa che abbiamo caricato di Brescia, perché non hanno il container, quindi è da tirar giù. Se domani vado giù io, andrà giù qualcuno. Io spero di andare giù io, perché è un mio rimorchio. Non ha il container da mettercela dentro. Poi a guardare, tipo, il riferimento è Tecnimont, magari è lo stesso di Bolzano, che magari è la stessa roba, quindi non so, perché questo qui è il cliente, è quello lì. Vabbè, e da tirare giù i bancali vuoti. Vabbè, ora ci passiamo il tempo qua, ci divertiamo. Io spero che il video vi sia piaciuto. Vi ringrazio per la visione, ci vediamo domenica prossima con un altro video. Mi raccomando, commentate, fatemi sapere cosa ne pensate, che mi fa sempre molto piacere. Ciao a tutti, alla prossima!